Ci siamo fermati a mangiare una cosina dietetica, però anche le patatine e l'hamburger. Ho strafame. E tra un po' raggiungo Katia e Luca. Ed eccoli, guardate quanto sono fighi. Adriana, c'è qualcuno che ti conosce? Ciao! Grazie! È un piacere comunque conoscerti veramente. È 3 anni che mi segue! Ma nemmeno c'avevi il canale 3 anni fa? Sì! Ah, c'avevi? Vabbè, all'inizio proprio, perché il primo video l'ho messo a gennaio. E li commenti i video te? Li commenti? No, no, no. Perché? No, è imbarazzante, non so cosa. Vabbè, se ti piace qualcosa di più bello. No, no, sempre mi piace di più. Ciao, di qualcosa ha detto noi. Sono fan. Troppo contenta. È tipo un barboncino, vedete? Brave, brave. Così fanno la gara dei contenuti. Tra poco penso. Vieni, vieni, barboncino. Non con la mia situazione tricologica. Che mondo sarebbe senza Nutella, raga? Guarda, ma Adriana è un morso solo. Non sento qua, non volevo andare. Canale bellissimo di cucina. Grazie. Come si chiama? Cucina facile The Grazy Cake. Sì, fa tutte quelle torte tipo Ferrero. L'hai fatta Ferrero Rocher? Sì, Ferrero Rocher gigante, Kinder Bueno gigante, tutte le torte giganti. Pensate, una l'ho fatta. Esatto. Anche dietetica, immagino. Qualcuna dietetica, cioè un po' di cose dietetiche ci sono. Ecco, andate a vederlo, ve lo lascio nel box informazioni. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Giulia. La prossima volta vieni anche tu, così le conosci, ok? Anche mi chiamo Giulia. Tanto ci sono un sacco di telecamere. Quale telecamera? Vlog in the vlog, come... Ciao. Come Inception. Il video nel video. Questa cosa mi ricorda qualcosa. Il video nel video. Che guardate che ciucca, cucciolo! È venuto anche lui a trovarci. Lui o lei? Lei. Mia. Però non è mia. Bello. Bellissimo, carina. Stiamo facendo le leggi. Cosa fanno? Lo filmo voi. Tutti quanti! E adesso? Ah! Ah!
Marcello Barenghi, che onore, andate a vedere i suoi disegni perché sono davvero una roba fuori di testa, troppo bello, bravissimo, te lo diranno tutti, però vabbè, fa niente, disegnami! Cartolina per Giulietta, mi ha chiamato apposta. Tua sorella? Sì. Ha chiamato, mi fa, ma sei ancora con Katia e Luca? Ti puoi fare l'autografo? Anche Ale, passata dal suo canale, che è bravissima, dolcissima. Dobbiamo fare qualcosa insieme, però. Sì, è vero. Ah, facciamo così, se arriviamo a quanti like. Oddio, non lo so. Oramai si fa così. Arriviamo a top like, facciamo qualcosa insieme. Facciamo 2000? 2000 like. Vai, dai, vai. 2000 like e io e Spink facciamo un video insieme per voi. Ok. Silent Disco, e quindi abbiamo tutte le cuffie e ognuno sente la musica e parla al volo. E che bello questo Silent Party, quanto sono belli e azzurri. Scoprire la persona fina del salone. Però consigliamo io il salone. Consigliato lei a dei gusti. Dei gusti? Anche io vorrei colorare i capelli. Rosa confetto. Lo scettino rosa. Due volte, me lo fai il tatuaggio, e poi ci sarò io che mentre sta tatuando, ecco. Non paghi la prossima volta, non paghi la prossima volta, piacere. Adesso io non voglio urlare, però noi balliamo, però stiamo ascoltando due cose diverse, quindi chissà cosa stiamo dicendo. Vabbè. Ok. Ma quanto figa è sta cosa? È troppo figa come cosa. Cioè, ragazzi, ragazze, perché penso il pubblico sia femminile, se passate per i Navigli e provate a fare la Silent Disco, sembrate dei cretini, perché tipo, cioè, voi ballate tutta la strada e la gente non capisce perché. Però fatelo, è bello, è troppo divertente. Confermi Adriana? Conferma. Cioè, vedete, la gente balla. Così per strada. E quelli che passano dicono, boh, cosa stanno combinando? Lui ha un canale di festecompleanni.com dove fa che i palloncini. Non capisci un cazzo, perché ti parlano, non capisci un cazzo. Dove fa tutti i palloncini dalle forme bellissime. Davvero figo, però non sto sentendo quello che sto dicendo. Yeah! Ma il segreto di Mattia, che è un tipo un ballerino di latinoamericano, sì, vero? Sì, mi ha scoperto Adriana, è vero, sì. Sono un ballerino latinoamericano che da bravo. Oltre 7-8 anni. Caspita. E niente. Però non hai un canale latinoamericano. Ci direttiamo nel Silent Party, Cuffie on the Road, okay. Scegli la tua musica e divertiti. Ok. E andiamo. Okay. Ciao. Ciao Valenti. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Valenti. Loro fanno troppo ridere. Ragazzi, cioè, questa è la cosa più imponente. E che sei una fashion blogger, bla bla bla. Dai un giudizio a questa cosa. No. Alla mutanda qua. Guarda l'outfit. Tac. Molto buono. La pantofola. No, la pantofola senza calza. Ci sta. Vai su, no, vai sul collo, vai sul collo. Quella l'ha rubata in lontana Venezia, 100 euro in notte, ma bam. Oggi al collo. È talmente figo che ma io punterei sempre sulla pantofola. Comunque stai perdendo credibilità. Io quello l'ho comprato, hai perso tutto. Iscrivetevi da questo canale. No. Facciamo ripartire. E poi c'è ciao fai tutto fuori 3D. Tu è un grande, dai. E quindi sei un tuttofare? Sì. 3D però. 3D. Tridimensionale. Faccio i video a 720 di definizione. Ah, sì? E il 3D non me lo metto a più. Ah, ecco. Perché faccio i video con le foto. Ah, sì? Quanti anni hai? 19. Sei di? Di Firenze, sotto Firenze. Sei venuto oggi apposta a conoscere Luca e Katia? Sì. Ciao, alla fine ci siamo fermati in un bed and breakfast con degli amici youtuber che abbiamo conosciuto ieri, che avevano una camera in più praticamente. Eccoli qua, vieni qua.
ci sono. Ci siamo, Mr. Noni, Mr. Noni, il festo compleanno. Lui fa i palloncini, ve l'ho già detto prima. Vabbè. E lui, Crazy Tech, fa tutte cose fai da te, quindi è anche un potenziale fidanzato perché sai un tutto sì, fare. Sì, ci fidanzeremo, sì. No, io fidanzato ce l'ho. È lì. Sì, ma Mattia è sceso in ciabatta per sì, colazione. Mi sento già a casa ormai. Siamo in partenza, vero? Partenza da Milano. Vedi che bravo, tu che ti fai filmare sempre, ogni volta che inquadro Fabio dice... Guarda, è il ruolo del manager, i pezzi grossi non si vedono mai no? Certo. Tutto da sola. Allora dobbiamo salutarci. Purtroppo è finita qua la nostra avventura. Questa avventura. Però ci rivedremo presto. Ed eccomi tornata a casa dai miei cuccioloni, guardate quanti sono bellini. Ciao cuccioli! Abbiamo anche fatto una casetta di palline per loro, che era quella di mia sorella. Guardate come si divertono.